Certo che a vederli così sono parecchio minacciosi questi incrociatori, eh? Poi con questa luce rossa di sottofondo. Bentornati su Stellaris con la nostra partita con la cooperativa Kilik, in cui stavamo esportando la nostra democrazia ai Bacturian Eaters. Stavamo conducendo questa guerra iniziata lo scorso episodio e continuiamo. Infatti, avevamo già preso i sistemi, la nostra armata di terra stava procedendo a conquistare il pianeta. Eccoci qua, quest'altro avamposto, vabbè, queste sono è pura formalità acquisire questi sistemi ormai, infatti non c'è scampo. Comunque, a parte quello, sono molto curioso di vedere come continua l'evento del segnale orizzonte, come è stato anche visto nei commenti che c'è parecchia curiosità per questo evento. Devo ringraziarvi comunque perché vedo che commentate, vi ringrazio un sacco, ragazzi, chiunque mi stia seguendo, perché vedo che comunque c'è parecchia interazione, nonostante il canale sia piccolino. Dunque, qua continuiamo a conquistare. Essenzialmente ci prenderemo questo settore qui, anche perché quest'altri, come avevamo visto, avevano pezzi di galassia da altre parti, ma lì non ci possiamo andare ancora, perché i wormhole portano da altre zone. Infatti per ora va bene così. Pianeta l'abbiamo già preso, perché praticamente non c'era nessuno a difendere, c'erano due armate difensive, nulla di che. Penso che una volta presi questi due, forse possiamo anche già direttamente ottenere gli obiettivi bellici. Infatti siamo già più 32, va bene. Intanto, siti archeologici stanno continuando come tradizione, li leggiamo una volta completati. Dovrebbe essere questo l'ingresso, esatto. Non dovrebbe volerci ancora molto. Qua ci sono anche dei detriti. Che cosa mi possono dare? Lo sparaplasma e il condensatore di scudo. C'è una nave scientifica libera. Questa sta scavando, quest'altro sta cercando cosa sera. Ah, i famelici Zulkor, sì, le specie. E di solito, come avevo detto, strano che sia spuntato fuori in questa data. Di solito quello è un evento che viene fuori nella parte iniziale della partita. Tra l'altro, abbiamo superato il 2300, me ne sono reso conto solamente ora. Quindi, nonostante avessi scelto Galassia Piccola, mi pare di ricordare, c'è un Khan, o meglio. C'è un impero, chiamiamolo i Marauder, quelli che in inglese sono chiamati Marauder, che poi potrà diventare eventualmente il Khan. Chissà se si sveglia, se qualcuno lo fa svegliare o se la probabilità viene dalla nostra parte in modo da vederlo. Allora, un altro evento del segnale orizzonte, la triade, la pentade, la triade. Leggiamo che cosa dice. Ancora una volta il segnale orizzonte nel sistema Rixicar Mo, sì, questo buco nero qua, come vi accennavo la scorsa volta, se si carica un salvataggio introducendo la traduzione, alcuni elementi vengono salvati nel save file, quindi è normale che ci siano queste discrepanze. È attivo. Ha aumentato la posta. Ancora una volta la trasmissione include le coordinate del punto d'uscita. È firmata con i dati di comunicazione di Kaikyu Yakonna ed Atri Sarimanok, che vi ricordo, Kaikyu era il primo scienziato, Atri Sarimanok era un governatore che si è offerto volontario di entrare di nuovo in questo punto d'uscita, ma questa volta si tratta di un programma di generazione testuale, scritto in un antico linguaggio di programmazione, che crea ciò che sembrano essere poesie d'amore, poemi dedicati a Akanturul. Onestamente, non si tratta di poesie molto belle, ma di fatto, secondo i nostri scienziati, è decisamente arduo creare proceduralmente poesie d'amore, nonché piuttosto insolito per un buco nero inviarle. Assolutamente sì. Beh, l'ha chiesto gentilmente, inviate a Canturul, che è un altro leader. Inviate a Canturul, ma sabotate il motore della nave. Oppure su una minaccioso ridicolo, vabbè, a sto punto inviamolo. Akanturul, scopriamo chi è. Akanturul è un ammiraglio, dai, è proprio l'ammiraglio che stiamo usando, ma dai, gioco, ma dai. Vabbè, è pure livello 4 questo.
vabbè. Non poteva prendersi questo qua, il pasticcomane, no? Vabbè, vuole quell'altro. Vabbè, facciamo, assecondiamo. Beh, l'ha chiesto gentilmente, inviate a Cauturul, inviamolo. Questi rimangono senza guida, va bene, non è una guerra difficile. Fosse stato un altro momento, sarebbe stato un po' fastidioso. E lo rimpiazziamo, dai, lo rimpiazziamo con qualcun altro. Vediamo se troviamo qualcun altro da un nome altrettanto improponibile. Dunque, ingannatore, no, prendiamo irremovibile. Bri, ammiraglio Bri, vai. A sto punto, approvazione meno 5, no, abbiamo preso tutto però qui. In teoria se faccio status quo dovrebbe darmi comunque quello che voglio. Però visto che ci manca poco, facciamo le cose a modo. Possiamo andare nel loro spazio, posso andare qua? Sì, posso andare lì, perché mi fanno passare i robot. Vai, dai, fai un po' di strada, che male non ti fa, giusto per, così mi fate un po' di... un po' di moto, vi sgranchite un po'. Attenzione, un altro evento del segnale orizzonte. Questa sarà la mia fine, esclama Cauturul durante la riunione prima del lancio. Mi sa che è un po' più sveglio questo. So che non farò ritorno, ma penso di aver sempre saputo che sarebbe capitato. Qualunque cosa dimori del buco nero sta aspettando da moltissimo tempo. Penso che mi aspettasse da prima ancora che nascessi. Ancora una volta la nave si avvicina al punto d'uscita. Ancora una volta lo spazio ribolle come una furia. Di nuovo i nostri sensori captano dati affascinanti. Questa volta Cauturul rimane in silenzio. La telemetria diventa intermittente e poco dopo tace anch'essa. La nave raggiunge il punto d'uscita. Le condizioni tutto attorno tornano ad essere normali. Non succede nulla. Nulla? La squadra di monitoraggio mormora furiosamente. La nave è diversa. Di fatto è un'altra nave. Si tratta del vascello di Kyuyakon, il primo quindi. Andato perduto anni fa e che ora si allontana dal punto di uscita. La squadra di soccorso lo trova vuoto ed incontaminato. Nessuna traccia dell'equipaggio e nessun segno di violenza. Ma è presente una voce nel diario di bordo di Kyuyakon intitolata «Ciò che fu, sarà». I nostri scienziati lo studiano nervosamente. «Impossibile!» esclama uno di loro. «Lo spero!» risponde un altro. La nave viene rinominata Trovatella e rimessa in servizio. Il segnale, morto o dormiente, non trasmetterà più nulla, mai più. Tuttavia, questa potrebbe non essere la fine. Che cosa ci dà? Ci sblocca una tecnologia, ricorsione entropica, andiamo a vederla, e ci dà un 10% di sviluppo in questa tecnologia. Dunque, ah no, devo sbloccarla, giusto. Facciamo così, accettiamo l'evento. Intanto qua possiamo vedere la nave che è ritornata, Trovatello. Ok, quando in realtà diceva... Ed è tornato Kori Yukonna, ha cambiato nome, 99 anni. Cyborg esperto, interessante. Cori, vai a lavorare subito qua. Appena tornato lo mandiamo a lavorare. Fila. Ok, adesso guardiamo un attimo la tecnologia. E dovrebbe vedersi qua, esatto. Ricorsione entropica. Sguardo al futuro, teoria Omega. Un sentore di prospettive future ed affetti passati. Metà di un tutto, inutile da solo, quando sarà completo permetterà ai nostri scienziati di dedicarsi alla teoria Omega, Omega, Omega. L'alfa e l'omega. Ok, finiamo questa, poi la ricerchiamo. Nel frattempo, incrociatori, andate avanti. Dunque, navi da costruzione, avete qualcosa da impiegare? Avete... sì. Ah no, quest'altra stava andando a ricostruire... l'avamposto nel sistema di UP. Nel frattempo, tecnologia e tradizione. Quanta roba. Allora, sintetici. Dai che mi fai trovare... no, quando mai? Io aspettavo la matrice di personalità sintetica, magari subito mi capitava. E invece no. Prendiamo... prendiamo un propulsore, il propulsore... sì, prendiamo il propulsore. Nel frattempo, la tradizione. Continuiamo sull'armonia... longevità, livello massimo, mantenimento, capacità.
Per ora prendiamo questa. Longevità e livello massimo. Ok, che poi una volta diventati sintetici non serve più a granché, però tant'è. Comunque diciamo che sono tratti che per ora ce li facciamo andar bene. Diciamo che sono tratti che ci facciamo andar bene, soprattutto per il fatto che ci dà anche un livello in più. Allora, massimo, eh. Allora, simulazioni tattiche sapienti, perfetto. E prendiamo la ricorsione entropica, subito, 3 mesi. Intanto abbiamo sbloccato anche la ricerca verde, di questa prendiamo... dunque, slot, velocità di sviluppo, colone. Lo slot edificio non è male. Lo slot non è a male. Prendiamo lo slot. Lo slottino. Così poi si può dare una sistemata ai pianeti, cambiando qualche settore, qualche distretto e via dicendo. Nel frattempo, non è che magari accetti? No. Ma che? Vabbè. Fate una scampagnata al sistema Hozint e poi tornate indietro. Sciame Zulkor catturato, perfetto. Questo qui, questo giro la saltiamo, queste descrizioni, perché diciamo, siamo un po' in una fase avanzata. Urca, mi sono accorto di una cosa. Abbiamo finito il cibo. Compriamolo. Eccolo qua. Venuto un po' fuori il Goku con questo Urca. Teoria Omega, già fatta? Ok. Nuova ricerca. Tra l'altro, che cosa dà già? Sguardo al futuro, niente. Nessun edificio, ok. Per quello, niente ancora. E ricerchiamo la crittografia. 4 mesi. Tra l'altro vi faccio notare quanto sono veloci le tecnologie a ricercarsi, grazie al fatto che si pompa fuori un sacco di ricerca. E abbiamo quasi, diciamo, siamo andati praticamente in pari con l'estensione imperiale. Quest'altro ha finito. Per ora non so se ci sono altre specie qua nei paraggi. Facciamo così. Guardiamo, dunque. Acquisizione specie aliene. Tracciamole. Una era qui, quest'altra sono tutte in spazio nemico. C'è qualcos'altro da un'altra parte? Sì, qua. Perfetto. Vai a ricercarlo qui. Tra l'altro tutti nello spazio dei robot sterminatori sono venuti fuori gli altri. Guarda caso. Allora, qua costruiamo. Costruisci stazione, perfetto. La flotta della battaglia deve essere reintegrata e aggiornata. Scoperta dei precursori. Aspetta, che se questo è vicino però... no, ci deve arrivare ancora qualcuno qui. Perfetto. Penso che a sto punto accetteranno. Infatti, ottieni obiettivi bellici, invia l'offerta. Dai, questa è stata rapida e indolore. Qua Stellaris si deve giusto ripigliare un attimo e capire che è esatto. Trattato di pace. Oh, ecco. Questo bordo già meglio. Tecnologia, a questo punto lancia neutroni, assolutamente questo è fortissimo. A questo punto togliamo la starbase di qua, via. Qua su questo sistema Tazri no, non la voglio, la classa, perfetto. Anche su un Paltova a questo punto non la voglio più. Va bene, posso farne ancora due, ne voglio una qua perché ci sono i curator e si può costruire un edificio speciale. Ne facciamo una qua, che ci sono gli artigiani, anche qui si può costruire un edificio particolare. Dopodiché dovrei averne, qua ci sono troppe stazioni, questo robot qui è in mezzo, però essendo un impero decaduto probabilmente è ancora troppo forte. Non sappiamo. Purtroppo non possiamo mandare spie qua dentro. Quindi non sappiamo. In realtà se qualcosa si intravede qui. Sono scemo io. 100.000 e 100.000, 200.000. Questo qui tra un po' possiamo buttarlo fuori. Così facciamo un bordo un pochino più utile. Da avere un sistema solo magari di bordo.
Comunque, vediamo. È ancora presto, però tra non molto. Devo solo ridare una sistematina un po' alle cose. Allora, nel frattempo, la flotta fatta, gli incrociatori tornate. Perfetto. Questa stazione qua la possiamo togliere, perché ormai non c'è più il bordo lì. Ok. Possiamo fare così. Una stazione di difesa qui, giusto perché come possiamo passare noi dalla Prime Continuity, potrebbe passare qualcun altro. E facciamone, dai, facciamone anche un'altra qua. Per ora facciamole così. Va bene così. Attenzione. Tempio del Loop, tracce nella pietra. Gli archeologi hanno ritrovato un tempio abbandonato nei remoti altopiani di Unbroken Medley, che è la nostra capitale. Ma come? Non se ne sono mai accorti? Eppure sì. Sepolto da secoli, ma di recente riaffiorato grazie ad un terremoto. Guarda caso, eh? Le tecniche di datazione suggeriscono che si tratta di una reliquia preindustriale, scavata a mano nella roccia vulcanica. Tuttavia, il simbolo ricorrente sulle pareti e sull'altare, un serpente a forma di nastro di Mobius che si mangia la coda, non ha precedenti nella nostra storia recente e le iscrizioni sono in un alfabeto sconosciuto. Uno degli archeologi suggerisce che si potrebbe trattare di una reliquia lasciata da una razza sconosciuta di precursori. Per una coincidenza presumibilmente insignificante, sembra che il sisma si sia verificato al termine dell'ultimo messaggio del buco nero nel sistema Rixicarmon. Merita alcuni studi un infausto presagio. Ah, il tempo, quindi diciamo il progetto c'è in entrambi i casi, merita alcuni studi. Avvia progetto speciale. Studia il Tempio del Loop. Un mese praticamente, neanche schiacciato è stato fatto. Il Tempio del Loop, tempo e pietra. Continuiamo, praticamente stiamo scoprendo quasi tutto in questo episodio. I nostri scienziati hanno scoperto molto sul tempio sotterraneo, ma rimane una domanda. Un'apertura sul soffitto, allineata all'altare, suggerisce che un tempo si doveva trattare di un calendario solare, ma è stato così danneggiato dal terremoto che non ne abbiamo la certezza. Se i costruttori volevano indicare una data in particolare, non sapremo mai di quale si trattasse. Abbiamo avuto più fortuna con l'alfabeto sconosciuto. Si tratta di una variante volgare di una scrittura ieratica più nota, non una lingua aliena, e siamo riusciti a decifrarla completamente. Il tempio è dedicato al verme che attende, o verme in attesa, worms in waiting in inglese. La maggior parte delle iscrizioni sono invocazioni poetiche che chiedono la sua venuta, o, se lette nell'altro verso, la sua dipartita. Quindi è palindroma questa frase. È presente anche un gruppo di iscrizioni che descrive le operazioni dell'universo che, secondo i nostri archeologi, contengono riferimenti ed equazioni avanzate. Niente di nuovo, ma molto impressionanti per un tempio di quest'epoca. Direi proprio di sì. Dobbiamo però ancora trovare un fisico che confermi queste ipotesi. Il tempio non contiene segreti cosmici o armi aliene, da quanto possiamo vedere, ma i suoi oscuri antri possiedono una distintiva bellezza minacciosa e le invocazioni al verme in attesa ora vanno di moda. Sono entrate a far parte della musica popolare e pubblicate in compilation. Ci manca solo la musica pop sul Worm in Waiting. Aprite il Tempio del Loop al pubblico. Un rave praticamente si fa in sto tempio. Aggiunge un modificatore Tempio del Loop centro visitatore. Felicità e dottrina strano loop, questa ce l'ha, ok. Riserva al tempio per i soli studi accademici, ci dà ricerca sociologica e la stessa tecnologia. C'è qualcosa che non va, sigillate il tempio. Meglio un rimpianto che mille rimorsi. Termina la catena di eventi, il verme in attesa segnali. No, siamo arrivati fino a questo punto, andiamo avanti. E dai. E direi, no beh, aprire il tempio del loop al pubblico mi sembra un po' forse eccessivo. Poi, qua siamo comunque un onere condiviso, mica si può condividere così tanto, ma c'è un po' di buona disciplina sovietica, quindi riserva il tempio per i soli studi accademici, giustamente. Perfetto, altri due eventi. Attenzione, leggiamo prima questo. Il messaggero, ciò che fu sarà a Nashira.
La Kik Cloud Sound Darter, che deve essere una delle navi scientifiche, questa qua, anche se da un'altra parte, ma lasciamo perdere, ha localizzato un piccolo oggetto artificiale, minimamente alimentato, che trasmette un segnale continuo a distanza ravvicinata. Questo genere di oggetti solitamente si rivelano essere capsule di salvataggio, ed è proprio ciò che sembra, è qui fuori da molto tempo. Quando l'equipaggio la apre, osservando attentamente le procedure di quarantena, trova degli antichi resti conservati dall'ambiente sterile della capsula. Niente di insolito per ora. Il capitano della nave, tuttavia, indica che non si aspettava di trovare sulle pareti le parole «ciò che fu sarà, ciò che sarà fu», scritte con i fluidi corporei dell'occupante. Spero che le abbia scritti col sangue. Che ora l'equipaggio chiama ironicamente il messaggero. Gli scienziati aggiungono che sono presenti delle somiglianze anatomiche inaspettate tra la specie del messaggero e la nostra. Fate 2 più 2, Kilik. Fate 2 più 2. C'è un altro progetto. Mentre sempre quella lì è stata contattata dalla cacchio di nomi però della Kilik Operavit, ovvero sempre noi. La comunicazione è avvenuta nonostante il fatto che non abbia inviato alcun indizio riconoscibile. Nessuna nave con quel nome sia mai stata commissionata. L'ufficiale in comando sostiene di essere il capitano Atrico Amato. Apriamo. Il capitano che fu. Un altro indizio. Il capitano che appare a schermo è chiaramente Atrico Amato, ma una sua versione sfregiata, spettrale, decrepita e rovinata. Il suo volto è ustionato. È più vecchio, molto più vecchio. Il ponte sullo sfondo sembra altrettanto malandato e decrepito, ma la voce del capitano è chiara e decisa. Finalmente siete qui. Ho atteso così a lungo. La mia punizione è morire in battaglia contro di voi. Vi prego, finitemi. Mi spiace. Chi succede qui? Sei veramente Atrico Amato? Se lo sono, voi siete gli stessi dello scorso anno? Ogni giorno è una morte. Ogni futuro è una scelta. Il tempo è un labirinto, non una strada. Un sogghigno, sembra non stia bene. Chiedetelo a Loop. Se vuoi morire, perché aspettare? Hai mille modi per farlo. Questa è una domanda più che lecita. Non ricordate? Certo che no, ancora. E nemmeno potreste. Ora, se ci siete riusciti, il Loop ha bisogno di sacrifici e li desidera così. Meglio non scherzare con il Loop. Cos'è il Loop? Il Loop è ciò che è venuto prima e ciò che verrà in seguito. Il verme in attesa. E suppongo che il verme sia il Loop. Diciamo che se il tempo è un labirinto, allora il Loop è il suo mostro. O il suo creatore. No, non riesco a spiegarlo. Non saprete di più molto presto. L'avete già fatto. Nel mio passato. Armi bloccate? Arrenditi qualunque cosa tu abbia fatto, facciamola finita, o prima che tu vada, dove sei stato? Hai imparato qualcosa? Usiamo questa opzione. Il capitano cela un sogghigno stirato. Speravo che me lo domandaste. Vi sto inviando i dati. Passo e chiudo. È diventato ostile ai posti di combattimento. Bam. Ed è morto. Rimane in silenzio nei giorni a seguire, non è cosa da poco da sapere di essere già morti, ma nel tempo quel silenzio si trasforma in determinazione. Preoccupante, ciò che fu sarà ciò che sarà fu. Atrico Amato e l'ammiraglio, l'altro, quello che avevo chiamato prima l'impasticcomane, infatti era lui che ha fatto un loop, quindi di fatto l'abbiamo ucciso, però allo stesso tempo lui è presente, ciò che fu sarà ciò che sarà fu. Condannato ad incontrarsi, velocità subluminale, più 25%. Qua X-Files intensifies proprio. Allora, direi che tutti questi eventi che sono capitati oggi, non è un caso, tra l'altro, penso che forse ce n'è ancora qualcuno, dunque dobbiamo ancora fare questo, studiare il messaggero, dobbiamo ricercare un'altra tecnologia. Non questa, forse era qui, eccola qua, lo strano loop che ci dà un altro pezzo per la teoria Omega, e infatti sono tutti i pezzi che vedremo poi che cosa vanno a scoprire. Nel frattempo il sito archeologico
questo eccezionale. Andiamo avanti, non è finito, per fortuna lo leggeremo probabilmente la prossima volta. Infatti direi che per oggi finiamo qui l'episodio. Probabilmente nel prossimo potrebbe risolversi questa catena di eventi dell'Horizon Signal, perché comunque, come avete visto, sono stati in successione abbastanza rapida, tra il fatto che la ricerca stessa va veloce, lo studio e quant'altro, è tutto successo molto velocemente. Così vediamo come va a finire. E nel frattempo, vabbè, abbiamo fatto questa lieve conquista, poi concluderemo anche altre cosucce. L'episodio di oggi, quindi, siamo a posto. Io vi ringrazio ancora per la visione. Se, come sempre, l'episodio vi è piaciuto, lasciate un like, un commento di supporto al canale. Se sentite dei rumori molesti, oltre a quelli che probabilmente riesco a eliminare, scusate, ma purtroppo io non sono in uno studio professionale, come si può ben capire, lo faccio per passione, per condividere con voi questi giochi, queste cose molto divertenti. Vi invito comunque, come sempre, ad iscrivervi. Ci vedremo presto in un altro video. Grazie ancora. Ciao!